Punto alle 21, punto alle 21 con Vincenzo Luciano, segretario provinciale del Partito Democratico, nel pieno dell'esercizio delle sue funzioni, no? Buon pomeriggio Mario, buon pomeriggio ai telespettatori, ascoltatori in genere. Sì, con tanto di logo del PD, quindi sei al lavoro e sei sicuramente al lavoro per le elezioni comunali. Al momento sono al Partito Democratico, la nostra sede è provinciale di Via Manzo. Non sono proprio in questo momento alle prese con l'organizzazione delle liste, ma ovviamente questo è uno dei temi che in questo periodo maggiormente ci occupa, ovviamente diciamo dal lato politico-partitico, cioè del partito, perché è evidente che la vicenda, il fenomeno, le questioni che maggiormente ci occupano in questo pomeriggio, in questo periodo, sono legate a tutt'altra cosa. Credo che tutti quanti noi siamo ciascuno per il proprio ruolo e per la propria funzione impegnati a tentare di dare un contributo a quelle che sono le vicende legate alla pandemia, al coronavirus Però, ed altro. siccome noi siamo ottimisti, guardiamo oltre e vogliamo credere a quello che ci dicono gli esperti del governo, quindi diciamo che se a fine dicembre parte la vaccinazione e diciamo che per la fine di febbraio buona parte della popolazione dovrebbe essere vaccinata, faremo una campagna elettorale diversa rispetto a quella delle regionali del 2020, in termini di Certo, ce lo auguriamo partecipazione, tutti, ce la soprattutto auguriamo. soprattutto per la nostra salute, dico, voglio dire. Anche insomma per la democrazia, per il piacere di incontrare elettori, ma anche per il piacere di incontrare chi non ti vota, no? E confrontarti con quella persona non attraverso uno schermo di un computer, ma davanti a un buon caffè. Allora, caro Enzo, Assolutamente sì. lasciamo Salerno alla fine, così ci seguono fino alla fine, no? Partiamo dal comune di Eboli. Insomma, Eboli è successo quello che è successo. C'è questo commissariamento improvviso, perché non è legato a fattori politici ma ad altri fattori, e c'è un centro-sinistra che sostanzialmente deve reinventarsi, diciamo così, perché le ultime comunali le avete fatte senza i simboli, con Cariello, ma senza i simboli. Ora? Beh, diciamo Mario che per quanto ci riguarda il simbolo e i simboli non è che poi costituiscono come dire, l'obiettivo principale oppure la ragione di essere in campo in uno o in un altro comune. Ovviamente il simbolo per quanto ci riguarda, il partito, presentare, esporre il nostro simbolo all'interno di una competizione elettorale importante, però ci sono tante, come dire, lo sanno tutti bene, anche a Salerno ci sono tante realtà in cui il Partito Democratico è presente senza simboli, ma è comunque presente attraverso tanti militanti, tanti amici, tanti simpatizzanti e tesserati che, ancorché in liste civiche, decidono di metterci la faccia e di candidarsi a sostegno di un progetto politico. Qual è il nome del PD su Eboli? No, il nome del PD non c'è, nel senso che così, giusto come dire, per dare un'ottica a 360 gradi, noi abbiamo istituito, diciamo così, abbiamo convocato un cosiddetto tavolo di centrosinistra di tutte le forze che alle scorse elezioni, quindi alle passate elezioni, alle regionali, hanno contribuito all'elezione del presidente della regione e dei tanti consiglieri regionali in provincia di Salerno, come in tutta la regione. E diciamo, quel tavolo lì deve elaborare delle proposte che sono ovviamente proposte programmatiche, ma sono anche proposte che ovviamente fanno la quadra intorno ad un nome, al nome, ad un nome del candidato. Per cui il Partito Democratico al momento non ha una proposta propria ad Eboli come anche a Battipaglia. Le uniche proposte che quel tavolo di centrosinistra convocato credo più o meno 15 giorni fa, non più di 20 giorni fa, come dire, ha elaborato la proposta di confermare alla guida delle comunità e dei comuni che
tutti i sindaci sono amministrati da un esponente di centrosinistra, il candidato uscente ha due condizioni: a condizione che abbia ovviamente lavorato bene e a condizione che ovviamente sia al primo mandato, quindi possa, abbia la possibilità nei comuni più grandi di svolgere il secondo mandato e nei comuni più piccoli addirittura il terzo. Quindi, diciamo, queste sono le due condizioni che quindi, per esempio, esatto, se hanno Vallo della Lucania, Fisciano, andate verso la conferma di quelli che sono i sindaci uscenti. Sì, esatto. No, Vallo della Lucania credo no. Vallo della Lucania credo no. Perché lì mi pare che ci sia un problema di doppio mandato. Ha fatto il secondo mandato, il comune è grande, quindi non è possibile che il candidato eserciti il terzo mandato. Vado così a spanne, ma non ho, come dire, senza timore di smentita. E allo stesso modo, quindi, anche a Salerno città, nella città capoluogo di provincia, la ricandidatura di Enzo Napoli è frutto di questo ragionamento proposto e condiviso dal Partito Democratico e ovviamente condiviso da tutte le altre forze della coalizione. Allora, a questo punto, innanzitutto la coalizione di Napoli la confermi, composta insomma dal PD con le civiche, diciamo così, no? Classica Progressisti per Salerno, Campagna Libera, Salerno dei Giovani, Italia Viva, Partito Socialista, Centro Democratico Area Moderata, sono sei liste. Si immagina una coalizione a sé o qualcosa in più? No, allora, diciamo che noi parliamo di forze politiche che sostengono il progetto, non è detto che ciascuna forza politica abbia come dire, la capacità di esprimere una lista intera. Tu sai bene che a Salerno i candidati di una lista sono 32 e quindi di cui 8 donne. Può diventare un po' complicato elaborare una lista di 32 competitor. Quindi è immaginabile che anche le forze di area moderata possano eventualmente essere sintetizzate in un'unica lista, che poi era la lista dei moderati, che c'era anche alla scorsa competizione. Quindi, diciamo, tendenzialmente l'assetto potrebbe addirittura rimanere il medesimo della scorsa competizione, ovviamente gli interlocutori con la novità di Italia Viva possono essere scambiati. Con la novità, dico, di Italia Viva. Che al momento, come partiti di rilievo nazionale, abbiamo Italia Viva, che rispetto a 5 anni fa, ovviamente era un partito che non esisteva, Renzi era nel Partito Democratico e quindi effettivamente lì ci sarebbe una nuova forza politica, probabilmente, verosimilmente capace di elaborare un progetto completo, quindi un'unica lista di 32 persone, e questo potrebbe essere la novità, diciamo. Potrebbe, vediamo cosa accade. Allora, a questo punto la domanda è questa: se su Salerno le forze hanno avuto una conversione immediata, convergenza immediata, chiedo scusa, su Enzo Napoli, è immaginabile che tra battipaglia e deboli ci sia un nome di un candidato che non sia diretta espressione del PD? E mi spiego ancora meglio, perché insomma tanto le notizie girano, è chiaro che siamo al toto candidati, è probabile che Eboli non abbia un candidato espressione diretta del PD e Battipaglia sì. Senti Mario, io, come dire, rispetto ad altre forze politiche sento addirittura organizzazioni volte a quasi la frammentazione e la suddivisione del territorio. Allora, se Salerno lo prende questa forza, allora Battipaglia lo prende quest'altra, e a quel punto Eboli lo prende quell'altra ancora. Il centro-sinistra non è appassionato a questo genere di spartizione del territorio. Noi siamo interessati ai nomi, quindi da qualunque, come dire, forza, ovviamente, del tavolo, questi nomi possano provenire, per cui qualunque forza politica del centro-sinistra dovesse avere una proposta convincente, quella potrebbe essere, come dire, la proposta che sostiene il tavolo, indipendentemente poi dalla logica di spartizione territoriale. Non so se sono stato chiaro. Assolutamente. Succedere quello che dici, ma ben può succedere il contrario. Ben può, come io mi auguro e credo, in alcuni territori essere addirittura il candidato del centro-sinistra essere l'espressione di un profilo di candidatura che sia un profilo civico. Allora, ti faccio due nomi.
adesso tu mi sì. risponderai, sono due persone che nutrono la mia, che hanno la mia stima e la mia fiducia. Rosario Arago Battaglia e Tonino Cuomo Deboli. Rosario Arago Battipaglia è un nome che nelle settimane immediatamente successive, quindi in questi momenti, quindi successive alla convocazione del tavolo, è, come dire, uscito alla ribalta delle nostre discussioni, nostre non solo del Partito Democratico, ma ripeto di tutte le forze della coalizione di centrosinistra, perché rispecchierebbe l'idea che il tavolo di centrosinistra aveva immaginato non solo per Battipaglia, ma per altre realtà importanti come Battipaglia, cioè un profilo civico di un imprenditore o di un professionista. L'idea era quella che, pur non avendo una marcata provenienza e promanazione partitica, potesse in qualche modo rappresentare bene il territorio, perché lo conosce, perché ha una forte tradizione locale e perché è fortemente inserito all'interno del tessuto economico-sociale della città, e credo che per esempio Rosario Arago possa rispondere a queste esigenze qui. La stessa cosa può succedere a Battipaglia, a Deboli, nel senso che un candidato civico oppure un candidato diretta espressione di un partito, nel momento in cui dovesse convincere i componenti del tavolo della coalizione, ben potrebbe trovare spazio nelle nostre liste e quindi come candidato unitario del centro-sinistra. Quello che di cui abbiamo discusso e per la qualcosa continueremo a discutere nei giorni successivi ad oggi, è quell'idea di ovviamente esprimere un candidato unitario del tavolo che tra l'altro si faccia portatore, sostenitore, difensore di quella che è un'idea di unità comprensoriale, territoriale, che parta da Salerno e arrivi fino a Deboli passando per Battipaglia e Ponte Cagnano, che sono tutti comuni e amministrati dal centro-sinistra, nel caso di Ponte Cagnano dal Partito Democratico, ma comunque da il sindaco Lanzara è del Partito Democratico, ma è espressione di un raggruppamento di centrosinistra che vede il Partito Socialista ed altre forze di questo tavolo fortemente rappresentate. Bene, insomma, chiacchierata complessiva. Spero che abbiamo dato tante notizie ai nostri amici di Salerno, ma soprattutto di Battipaglia e di Eboli, perché insomma lì la situazione è un po' più effervescente, diciamo così, ma non che a Salerno non lo sia, anzi credo che le bollicine non mancano. A proposito, e qui ti svesti dal ruolo di segretario del PD e parliamo al capo staff del sindaco Napoli, il Consiglio Comunale per il Bilancio. Non ti ho sentito. Il Consiglio Comunale per il Bilancio. Sì, noi andiamo in Consiglio Comunale per l'approvazione degli assestamenti del bilancio e per il bilancio consolidato, quindi parliamo di alcuni aspetti del che riguardano il bilancio. Ovviamente il bilancio consolidato, parliamo dell'approvazione del consolidato, cioè dei bilanci delle società partecipate che in ragione della normativa vigente entrano nel bilancio del comune di San. Quindi abbiamo qualche ultimo problema proprio su questa data, a questo punto anche perché le cose che ci ha detto il segretario sono tante e sono molto molto interessanti. Io ringrazio Enzo Luciano, ringrazio chi ci ha seguito, appuntamento alle prossime puntate, arrivederci.